alla pubblicazione del bando e quindi alla realizzazione dei logo. Solo per ricordarvi, si tratta in totale di circa 7.000 locoli, ci sono 105 monumentini e 16 cappelle. I lavori inizieranno fin da subito, cioè noi come avverrà? La procedura sarà la seguente: inizieranno lunedì, dovrebbe essere pubblicato il bando, se non lunedì, martedì sono i tempi degli uffici, comunque tra lunedì e martedì dovrebbe essere pubblicato il bando. Poi tutte le varie associazioni di confraternite avranno tempo, 45 giorni, per presentare l'istanza, quindi anche i privati, tutto quanto per monumentini e cappelle. E in questi 45 giorni si procederà a tutta la documentazione necessaria per la produzione, dopodiché si farà a sorteggio, quindi tramite un sorteggio saranno poi sorteggiati gli aggiudicatari, quindi gli assegnatari dei vari posti, sia delle aree per la costruzione della confraternite, sia anche per i singoli privati, per i monumentini e cappelle. Dopodiché ci sarà un versamento degli oneri di urbanizzazione, che ammontano a circa 2,5 milioni di euro, quindi sarà anche utile per il comune, perché incasserà, sarà in liquidità, non tramite accertamento ma tramite somme versate al comune, circa 2,5 milioni di euro, per poi decidere se realizzare quante altri nuovi lavori, perché quelle somme saranno destinate esclusivamente ai servizi cimiteriali. Quindi queste somme